Il sito web CCM Italia è focalizzato sulle malformazioni cavernose cerebrali, dette anche angiomi cavernosi o cavernomi. Pur avendo una prevalenza molto elevata nella popolazione generale, variabile tra lo 0,1 e lo 0,5%, il che significa che circa una persona su 500 ha statisticamente la probabilità di presentare queste malformazioni, si tratta di una malattia pochissimo conosciuta, persino in ambito medico. Ha mai sentito parlare delle malformazioni cavernose cerebrali? Sinceramente no. Proprio questa in preciso no? Mai sentito, mai. Neanche io proprio. Hai sentito parlare? No, a dire il vero non ho mai sentito parlare. No, non la conosco. Si tratta di una malattia genetica che comporta la formazione di masse di capillari sanguigni dilatati e fragili che si localizzano prevalentemente nel sistema nervoso centrale. Come si manifesta la malattia? I sintomi clinici sono variabili e possono comprendere mal di testa ricorrenti, deficit neurologici, attacchi epilettici e, nei casi più gravi, emorragie cerebrali che possono risultare letali. Quali sono i mezzi di diagnosi? Nella pratica clinica la presenza di angiomi cavernosi non è facilmente diagnosticabile, essendo la risonanza magnetica l'unico strumento diagnostico in grado di rilevare queste malformazioni in modo efficace. Pertanto spesso ci si limita al riconoscimento dei sintomi clinici ed al loro trattamento mediante farmaci analgesici. Al momento non esistono rimedi diretti di tipo farmacologico. L'unico intervento terapeutico è l'intervento chirurgico, che si rende necessario per i pazienti a rischio di emorragie o con attacchi epilettici ricorrenti e intrattabili. L'obiettivo delle ricerche attuali è quello di definire i meccanismi alla base della patogenesi di questa malattia, al fine di poter formulare strategie terapeutiche di tipo farmacologico. Il sito CCM Italia si prefigge due obiettivi principali. Il primo obiettivo è quello di contribuire significativamente alla divulgazione della conoscenza della malattia, fornendo allo stesso tempo un punto di riferimento ed informazioni utili per i pazienti. A tal fine il sito è stato progettato in modo da creare una piattaforma interattiva che possa costituire un punto di incontro e di collaborazione tra pazienti, clinici e ricercatori di base. Il secondo obiettivo è quello di promuovere un network di ricerca multidisciplinare su scala nazionale che coinvolga clinici e ricercatori di base al fine di contribuire significativamente alla definizione di strategie terapeutiche sicure ed efficaci nel più breve tempo possibile. Comunque faccio i complimenti per il vostro impegno, che sicuramente è utile. Io ritengo che questa sia un'iniziativa valida e utile, perché se una persona si dovesse mai trovare di fronte ad una malattia che non conosce, io credo che il primo passo è proprio quello di mettersi su internet e di cominciare una ricerca approfondita di eventuali cure, insomma, quindi ben venga, cioè, io vi ringrazio, insomma, e speriamo che di iniziative così ce ne siano sempre di più.